Buongiorno e benvenuti sul mio canale, canale Cose di Tosca. Inizio sempre con i ringraziamenti, grazie che state facendo crescere il canale, grazie che state interagendo con me con i vostri commenti, grazie, grazie veramente di cuore. Come vedete ho qui sul mio tavolo una tela che ho recuperato, quindi era una tela con un disegno sotto. E praticamente per far sì che il disegno sotto non si vedesse più ho dato una mano di smalto acrilico e ora praticamente andiamo a lavorare e vi spiego un po' di tecniche. Allora vado a bagnarmi un po' la tela, quindi con una spugnetta bagnata te la bagno un po'. Arrivati a questo punto inizio a dare un po' di colore, inizio con del bianco e vado a fare delle pennellate bianche. Mi creo una specie di parete, niente di più. Queste venature che ci dà il bianco, lasciatele pure perché poi sarà il bello del nostro lavoro. Ed ecco, siamo arrivati a crearci lo sfondo del nostro quadro e adesso andiamo a lavorare. E voglio fare una composizione di fiori misti, tra cui andremo a fare anche, metterò dentro delle ortensie, un po' di fiori misti. Quindi vado a prendere un po' di senape e vado a farne un bel cestino e andremo a riempire poi di fiori. Diamo un fondo un po' di marrone. Sto lavorando con i colori acrilici e la gamma dei colori è questa. Ora con il bianco andiamo a farci le righe del nostro cestino.
adesso andiamo a lavorare dentro il nostro cestino i nostri fiori. Prendiamo il nostro verde e andiamo a crearci una macchia di colore che saranno le nostre foglie. Allora, abbiamo detto che lavoreremo con delle ortensie, quindi andiamo a crearci un'ortensia qui. Una la faremo qui. Un'altra la faremo qui. Penso che le ortensie bastano, bastino così. Allora, andiamo adesso a riempirci un po', perché sapete, come vi ho sempre detto, l'ortensia, dobbiamo riempirci dentro questo nostro cerchio qui con i vari colori, perché altrimenti ci risulterà una cosa piatta. E allora andiamo a dare un po' di colore a questa nostra ortensia. Ora prendo il mio pennello e con il bianco vado a tirarmi fuori i petali. Andando sempre in tondo. E adesso andiamo a farci questa, anche qui andiamo a riempircela. E ora andiamo a tirarci fuori i petali. Adesso andiamo a farci questa.
altre due. Qui faremo, qua giù, adesso lo preparo subito, qui faremo una specie di... mimosa, quindi ho dato il fondo nero, un po', così nel frattempo ci asciuga, andiamo a fare il resto. Qui le margherite di riempimento.
quasi alla fine, avete visto lavorare con le varie tecniche, e abbiamo realizzato questo lavoro e niente, come sempre, se vi piacciono le mie cose continuate a guardarmi, canale Cose di Tosca, e spero che anche oggi abbiate imparato qualche cosa. Alla prossima, ciao ciao!